serata Rocco Casalino propone una mediazione ai giornalisti assiepati fuori dall'hotel di Grillo. Magari facciamo una dichiarazione e poi ci lasciate cenare. Ma i giornalisti, abituati a rincorrere i grillini, non si fidano. Raga, stanno uscendo da di là sicuro, si sta tenendo qui a trappola, perché qualcuno guarda sempre di là. E infatti alla fine non se ne fa nulla. Grillo e Casaleggio rimangono a cena in albergo, dove arriva anche Luigi Di Maio. Era previsto il suo arrivo qui al Perché c'è cioè, del calendario appuntamenti? Come? Però oggi dobbiamo incontrare i senatori, no? Grazie. Pizzerotti grazie, ci dice qualcosa? Grazie. Abbiamo già detto tutto. Abbiamo già detto tutto. Non avete detto niente. Allora, quella immagine della finestra con Di Maio che bacia Grillo non è male, sono i grandi simboli della politica attuale. Rondolino. Insomma, è un servizio che racconta molto bene l'idea di trasparenza che hanno che ha il Movimento 5 Stelle, no? Considerato che tutta questa roba era cominciata con la solenne promessa che tutte le decisioni sarebbero state prese in streaming, che non ci sarebbero stati conciliaboli, che non ci sarebbero state... eccetera eccetera, e ci ritroviamo a un comico miliardario che scende a Roma in un albergo di lusso. Beh, miliardario perché ha guadagnato i soldi, sì, però, insomma, no, infatti lo dico, come, lo dico con sincera invidia. Chi ha successo e guadagna a me non mi fa schifo. Se, però magari visto che c'hanno i soldi magari si affittassero una sede di partito come fanno tutti gli altri. Quella foto, anche quella foto fa riflettere, perché uno dei due purtroppo non c'è più e al suo posto chi c'è? Il figlio. Come nelle monarchie assolute, come nella Corea del Nord. L'unico posto del mondo dove succede questo è la Corea del Nord. Cioè, voglio dire, la grande forza e anche la grande bellezza del Movimento 5 Stelle... Non l'ha fatto neanche Berlusconi. Non l'ha fatto neanche Berlusconi. Gaspari parlava tanto di Marina, alla fine Berlusconi non l'ha fatto. Ci ha provato e non c'è riuscito. Allora, questa idea qua della partecipazione... Beh, vabbè, qualcuno intorno a lui. Questa idea qua della partecipazione dal basso, del mobilitare energie stanche, arrabbiate, eccetera, che è una grande idea, ed è anche una grande idea democratica, nel senso che se tu porti la protesta dentro, diciamo, l'alveo istituzionale hai fatto un favore a tutti, no? E rischia però a questo punto di capovolgersi nel suo opposto, cioè abbiamo l'ennesimo partito, diciamo così, no? Con tutte le insofferenze, con tutte le rigidità e con tutto l'autoritarismo che un partito in senso negativo porta con sé. E il risultato io non lo so quale sarà, però a naso prevedo un'onda di un deflusso, diciamo così, no? E cioè un certo numero di persone che smetterà di votare. Non è che questi tornano a votare PD o Forza Italia. Voglio sentire su questo anche un parere di Gianni Barbacetto, nel senso che Grillo si è ripreso completamente in mano il partito, è sempre più al centro, ha capito che il direttorio non ha funzionato, siamo tornati a Grillo leader tout court. Siamo tornati alla figura del garante, del fondatore, che ha capito che deve fare il garante e non può fare più quello un po' stanchino, come disse qualche mese fa, che si tirava quindi da parte. No, deve stare in partita davvero, deve seguire da vicino il movimento, mentre Davide Casaleggio ha più una funzione, non è il figlio per linea dinastica che comanda il movimento, ha una funzione più tecnica, di garanzia, soprattutto sulla piattaforma Rousseau. Anche qua potete far finta di non capire, ma il Movimento 5 Stelle sta cercando di sperimentare nuove forme di democrazia, perché quelle sperimentate dai partiti, da tutti gli altri partiti, hanno dimostrato di non funzionare e di portare a delle oligarchie di partito, che sono quelle che vediamo, no? In cui c'è un signore che si chiama Renzi che prende le decisioni e se ne frega della sua della minoranza interna, eccetera. Ora si può dire che lo streaming, tutto quello che volete, ma abbiamo il più grande partito, diciamo quello che esprime il Presidente del Consiglio, che non è neppure stato votato dagli italiani. Cioè abbiamo un governo non votato, abbiamo una riforma costituzionale, Gianni, che Renzi vuole. Fammi finire, non puoi dire delle minchiate di questo genere. La Costituzione della Repubblica, che il tuo giornale difende, le minchiate le lascio tutte a te, caro. La Costituzione della Repubblica, che il tuo giornale difende con tanta solerzia, prevede che i governi ricevano la fiducia dal Parlamento.
Parlamento. Il Parlamento è stato democraticamente eletto con una legge che la Corte ha ritenuto incostituzionale, ribadendo tuttavia la piena legittimità costituzionale del Parlamento, il quale ha espresso la fiducia verso un primo ministro. Allora, caro Gianni, non puoi inventarti queste storie, perché allora, prendo cielo, atto è ancora vigente che il PD la Costituzione repubblicana. Prendo atto che il PD è un modello di democrazia interna, no, tant'è vero che al suo interno... Non so tanto se è vero che al suo interno la Costituzione repubblicana, tanto è vero che al suo interno c'è una grande parte del partito. Vabbè, vai avanti tu. Una volta però così non capiamo nulla. Allora, no, ma è intollerabile questa cosa che stanno a fare tutte le cose, difendiamo la Costituzione e poi non la conoscono. Dico, ma manco sai che la fiducia è dal Parlamento. Ma figurati se Barbacetto non conosce la Costituzione. Un conto è la fiducia del Parlamento, un conto è un governo che non ha avuto. Che ha avuto la fiducia da un Parlamento che non è passato da un passaggio elettorale, non come deciso dai cittadini, nel 2013, ma che Gianni. È stato nominato dai partiti. Ma cosa è nominato? Situazione che voi volete rendere stabile con la cosiddetta riforma costituzionale, allora, che renderebbe stabile questa situazione. Vabbè, ti vedo cioè molto un uomo confuso. Solo al comando ti che decide tutto, confuso che ha la maggioranza del comando, della Camera, che nomina il Senato e attraverso questo determina dai, il Presidente su, della Repubblica, il CSM fate parlare un momento Maurizio Gasparri, il quorum per l'elezione del... no, perché Barbacetto non conosce purtroppo la Costituzione italiana, è un punto grave. Il Presidente della Repubblica viene eletto con la difendo, a differenza di te e dei tuoi amici, vi prego l'unica rottamazione che Renzi vuol fare è quella della Costituzione, così viene Verdini. Devo dire una cosa, Rondolino Barbacetto, mi ascoltate un attimo, diventa una conversazione fra voi due, così, perché da casa non ci capiscono nulla. No, io sto parlando, sì, ma lui non può dire delle cose che non esistono. Mi ha interrotto. Il quorum per la elezione del Presidente della Repubblica è più alto con la riforma Bossi. Questo è un dato oggettivo. Sì, ma fatto da due camere che sono nominate dal Presidente del Consiglio. Ma cosa dici? Allora, grazie. Sono le elezioni.